Ciao a tutti, ci troviamo a Romentino e siamo all'esterno dell'Elia Restauri. Oggi andremo a incontrare Antonio Elia e Antonino Sacchiello. Seguiteci. Ciao! Antonio Elia, tu sei il fondatore dell'Elia Restauri. Da quanto tempo esiste l'azienda? Ecco, è una domanda che mi viene fatto spesso. E a volte dico, se lo dico, si fanno il conto e dicono, ma allora sei proprio vecchio, Antonio. Però è un vando anche dirlo, nasce nel 1973 con l'iscrizione alla prima come artigiano e lì comincia l'attività dell'artigiano, del singolo decoratore, del pittore, dove poi naturalmente man mano passano gli anni, io cresco di più, incomincio a diventare più decoratore, perché allora si chiamavano imbianchini, no? Poi invece divento un decoratore piano piano e gli anni passano, lavoravo certo da solo perché scontato, perché alla partenza sei un artigiano con una partita IVA che è ancora giovanissimo tra l'altro, e invece mi sono accorto, ho avuto anche la fortuna di avere dei maestri, ecco, questo c'è da dirlo, dai maestri. Un novarese, un certo Borotto Emilio, che veramente è stato un maestro d'arte, ha avuto anche dei soci che addirittura erano i miei maestri, mi volevano nell'attività perché in tre si lavorava meglio che in uno. E certamente però loro si sono fermati poi al paese, qui dove ho sede io, no? A Romentino, e invece io sentivo già la voglia di crescere, la voglia di andare avanti, la voglia di fare qualcosa in più, e così, come dicevo prima, da decoratore ho cominciato a crescere, avere anch'io il primo apprendista e man mano sono cresciuto ad arrivare, ecco, negli anni 90 e fece proprio il cambio di, non di destinazione ma di lavoro, perché abbinai e poi ho abbinato il discorso del decoratore anche al restauratore, per cui dagli anni 90 ho cominciato a fare l'uno e l'altro. Naturalmente le forze sono diventate di più, ho avuto qualche operaio dove potevo permettermi di fare lavori, ad arrivare a fare veramente lavori importanti qui nel nostro territorio. Antonio Elia, negli anni l'Elia Restauri è molto cresciuta e tu sei anche presidente di Confartigianato Edilizia Piemonte. Allora raccontaci un po' l'Elia Restauri di oggi. Beh, lasciamo un attimo da parte il discorso di Confartigianato, che è importante per me perché mi ha dato il senso di crescere. Sono il vicepresidente di Confartigianato Piemonte Orientale, sono il presidente della costruzione a livello regionale. Perché dico sì, mi ha dato la possibilità, perché certo le conoscenze aiutano sicuramente molto, ma quello che ha aiutato molto sono stati i primi lavori che io mi sono permesso di fare, dove sono stato conosciuto dai nostri, soprattutto locali, progettisti, architetti, ingegneri, e hanno capito che la nostra manodopera era già una manodopera che si staccava, si specializzava a fare alcuni lavori. La cosa più bella è che abbiamo abbinato la decorazione con il restauro, in modo che noi potevamo dare e diamo ancora oggi un pacchetto completo. Gli anni sono passati, certamente non sto a nominare tutti dipendenti e cose che sono cresciuti con noi, e ancora oggi il nostro è diventato una famiglia, perché se non diventa una famiglia è difficile poi avere una squadra ben compatta, e fino ad arrivare ai giorni d'oggi che non ci possiamo lamentare perché siamo veramente pieni di lavoro. Io l'anno scorso cominciai a pensare, dopo i miei più di 45 anni, no? Dico, ma è difficile abbandonare una ditta che io ho creato da niente e l'ho portato a parte delle conoscenze, ma ho creato la manodopera, ho creato tutto un insieme che ci ha permesso oggi di essere in un mercato già nei primi posti.
Così andai alla ricerca e trovai i miei, ne ho avuti tanti, ma ho trovato dei miei collaboratori, ragazzi che hanno lavorato con me, allora molto giovane, che i due fratelli Sarchiello insieme al papà, che hanno lavorato con me, ma io vedevo già che questi due ragazzi erano attirati a questo lavoro con una passione incredibile, tant'è vero c'è già il figlio di Torino che lavora già con noi, anzi saranno due figli di Torino che cominceranno a lavorare anche con noi. A quel punto abbiamo fatto una chiacchierata di dire: ragazzi, io sono arrivato a un'esperienza che però non dico mollare di colpo, però devo trovare chi porta avanti un po' questa nostra soprattutto cultura in questo lavoro che facciamo. Sia il Tonino che l'Emanuele si sono trovati pronti ad accettare questa sfida e oggi naturalmente siamo ancora più forti, siamo ancora più grandi, perché abbiamo abbinato la loro Fratelli Sarchiello con l'Elia Restauro, abbiamo due ditte pur separate ma che collaborano assieme, dove il Tonino è socio nell'Elia Restauro, che certamente posso dire solo che c'è una grande soddisfazione, forse potrei dire siamo pieno di lavoro e questa è una fortuna che spesso non tutti hanno e lo auguro comunque a tutti gli artigiani, ma noi siamo soddisfatti di quello che abbiamo. Posso dirti di più, posso dirti che Tonino sarà magari pronto a portarvi nei nostri candiere per fare anche un giro a vedere alcune dei nostri candiere, alcune già finite, alcune che sono in opera, per cui lascerei a lui quest'ultimo giro da fare con voi e sono contento di essere stato intervistato da te Sabrina, come sembra, mi trovo sempre in una posizione perfetta. Grazie a te Antonio. La Maserati è pronta. È pronta, la Maserati vi porto a fare un giro, vi porto a fare un giro nei cantieri. Andiamo. Ciao. Tonino, mentre siamo a bordo della Maserati Ghibli Trofeo, raccontaci un po', come hai iniziato a fare il tuo mestiere? Il mio mestiere è tutto comunque tramandato dal papà, ok? Quindi è un mestiere tramandato a livello di generazioni, ok? Quindi è grazie a mio papà che faccio questo mestiere. Poi con mio socio, con Antonio Elia, abbiamo iniziato circa 22-23 anni fa, quando avevo più o meno 18 anni, abbiamo iniziato a lavorare insieme, collaborare in alcune facciate e oggi dopo 22-23 anni mi ritrovo con lui, che per me è mio fratello, che comunque è il nostro socio, è un po' anche lui nostro padre lavorativo, ok? Abbiamo un legame particolare con Antonio, ma soprattutto perché vediamo che lui ci mette il cuore un po' come ce lo mette mio papà, ok? Mio papà ha scelto di andare in pensione un po' prima di Antonio, e Antonio è ancora sul pezzo. È una cosa tramandata di famiglia. Antonino, tu sei anche vicepresidente di Confartigianato Edilizia per il Piemonte. Questo per l'edilizia è un momento molto importante perché col discorso bonus 110 avete veramente parecchio lavoro, però non sono tutte rose, vero? Assolutamente sì, nel senso ci sono i pro e i contro, come in tutte le cose nella vita. In questo caso per molte imprese, per molte aziende, sicuramente è un momento molto importante perché c'è stata una crescita veramente incredibile per quanto riguarda il lavoro. Dall'altra parte invece c'è il problema della reperibilità dei materiali, non si riescono a trovare cappotti, si fa fatica a ordinare serramenti, tutto quello che comunque fa parte del 110, del super bonus appunto. Quindi da una parte hanno incrementato il lavoro, ma dall'altra si fa fatica a reperire i materiali, quindi a concludere determinati lavori. Antonino Sarchiello di Elia Restauri, mentre siamo a bordo di questa fantastica Maserati Ghibli, siamo arrivati davanti a Palazzo Venezia, a Novara, che è un palazzo di cui voi avete curato la ristrutturazione, vero? Sì, abbiamo
ristrutturato praticamente a Palazzo Venezia circa 10 anni fa, quando ancora io ero socio. È stato curato praticamente nei minimi dettagli da Antonio, che è il titolare e fondatore appunto delle Restauri, dove ancora oggi, che ne ha 70-71, va su ancora sui punteggi a curare proprio i minimi particolari. Quindi per noi comunque un onore poter proseguire insieme con lui questo cammino, questo percorso che ha iniziato lui tanti anni fa, e spero di riuscire a portare avanti il nome delle Restauri come comunque l'ha creato Antonio. Antonino, tu sei un impresario edile che ha una passione smisurata per il calcio, tant'è che sei anche presidente dell'Academy Novara. Sì, ognuno di noi ha le sue passioni, chi per le macchine, chi appunto per i motori, quella ce l'ho anche, per verità, ovviamente di Maserati, ma io in particolare per il calcio. Quindi oggi come oggi avere una città di calcio è impegnativo, no? Noi lo facciamo comunque a livello dilettantistico, quindi per dare spazio a tanti ragazzini di poter giocare a calcio nel nostro centro sportivo, e chissà un domani magari guardarlo in televisione in qualche squadra professionistica. Eccoci Antonino, con la Maserati Ghibli Trofeo siamo arrivati davanti a un altro dei vostri cantieri ormai ultimati. Che cosa ci racconti? Sì, siamo praticamente a Novara, in via Francesco d'Assisi, Palazzo Bini, un palazzo praticamente progettato da un celebre architetto. In questo cantiere praticamente siamo partiti 3 mesi fa e abbiamo attivato l'incentivo statale, bonus facciate con 90. E niente, abbiamo praticamente ristrutturato quello che vedete, le facciate, applicando praticamente i materiali della Keim, rispettando comunque l'architetto, cioè il progetto, diciamo, dell'architetto appunto Pini. Ed eccoci Antonino, sempre a Novara, davanti a un altro dei vostri cantieri ormai ultimati. In questo caso è una nuova costruzione. Sì, è una villetta singola di un nostro cliente, realizzata praticamente da zero, quindi al cuore di Novara. E questa è una casa in classe A4. Sì, questa è un'altra appunto realizzazione di nuova costruzione. Vieni che ti faccio vedere. Andiamo.